Salve a tutti. Nello scorso episodio, ragazzi, si conclude qua nel peggior dei modi questa prima parte di stagione. Piace molto per il risultato, perché partita molto molto bloccata fino ad arrivare quasi all'ottantesimo. Disequilibrio da parte nostra, che sono costati 2 gol. Rimaniamo 20 punti, speriamo di farne altre 20 nel girone di ritorno e ci vediamo. Ragazzi, oggi è martedì. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere quest'anno in maniera, diciamo, splendida, perché potevamo chiuderla in bellezza con questi 3 punti. Però domenica è arrivata una sconfitta che purtroppo non ci voleva. Siamo qui perché è successo. Stamattina ho avuto la conferma da parte della dirigenza dell'MSP, che mi ha confermato il provino per i nostri carissimi amici Pirla SV. Ebbene sì, sia per Pierino che per Gnabry potranno far parte ad una sessione di allenamento. Quindi io in questo preciso momento sto per chiamarli e sto per comunicarli di questo provino all'MSP. Loro non sanno niente, io solo ho detto: ragazzi, io vi devo chiamare e vi devo fare una comunicazione bella importante. Loro non si aspettano niente, perché potrebbe essere di tutto, sia per Natale, sia per non Natale, per qualsiasi cosa. Io ho detto solo: voi filmatevi che vi devo comunicare un qualcosa. E andiamo a vedere un po' quali saranno le loro sensazioni, le loro reazioni. Bando alle ciance, sono curioso di scoprire le loro reazioni. Adesso li chiamiamo subito e vediamo come reagiranno, signori. Ci siamo, ragazzi, adesso per far partire la chiamata. Pronti? Pronto, eccoci. Allora? Tutto bene, Samuel? Allora, come ci hai chiesto tu, ci stiamo riprendendo in questo momento. Siamo curiosi di sapere perché, non ci hai mai fatto fare una cosa del genere. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, ragazzi, vi devo fare una bella comunicazione importante, perché mi è arrivata la conferma da parte della dirigenza dell'MSP che, a grande richiesta, ha accettato il provino da parte vostra all'MSP. Sì, e quindi farete parte ad una sessione di allenamento all'MSP, ragazzi. Ah, no, ma aspetta, ci hanno preso o dobbiamo fare tipo provino? No, 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 no. Ragazzi, adesso calma. Prima si fa il provino. Poi vi diranno se siete idonei oppure no. Faranno delle considerazioni finali su come siete andati e... Ma ci prendono per forza, ma dai. Quando, Samuel, quando? Quando? Già oggi. Quindi, ragazzi, come già oggi? Ma che cazzo dici, bra? Abbiamo già allenamento, si parte subito. Alle 7:30. Ok. Avete tempo 2 ore per prepararvi. Il primo sarà Pierino, quindi okay. Oggi l'allenamento lo svolge Pierino. Ah, quindi oggi sono io. Invece... Ah, va bene. Eh sì. E invece giovedì, signori, l'allenamento lo svolgerà Gnabry. Quindi Gnabry, avrai un allenamento per capire bene, per vedere tuo fratello. Wow, allora suppongo che non dovrò mangiare troppo pesante oggi. Va bene, no. Siamo... Oggi si sta leggeri. Va bene, wow, ragazzi. Wow, sono già in ansia, ti dico questo. E quindi, ragazzi, vi lascio. Preparatevi bene, perché ci vediamo già direttamente stasera. Sì, va bene, per fortuna oggi non dovevamo fare video, niente. Va bene, sono pronto. Perfetto, quindi oggi tu, carissimo Pierre, e giovedì Gnabry. Va bene, ci sono, non c'è problema. Non vediamo, c'è problema. In campo, vi vorrò trovare pronto. Allora, io vi saluto e ci vediamo direttamente all'allenamento di stasera. Ciao, ragazzi. A dopo, Samuel. Ciao, 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 ragazzi.
ragazzi sono carichi, ma non sanno che cosa li aspetta quest'oggi, perché quest'oggi li aspetterà secondo me un allenamento bello tosto, conoscendo appunto il mister Fanti, che non si risparmia mai. Quindi noi ci vediamo direttamente all'allenamento di stasera e vediamo un po' come i ragazzi si comporteranno in questo provino in una squadra di promozione. A dopo. 7 anni dopo, è arrivato il giorno di tornare a fare un allenamento per una squadra 11, dico 7 anni fa, perché la mia carriera calcistica professionistica si interrompe nel 2014. Giocavo nel Fosso, la squadra di Bologna, avevo 15 anni e lì ho smesso di giocare a calcio. Bene, mi tolgo questa maglia perché non è un provino al Bologna, ma sarà un provino all'MST. Sono stragitato, stra in ansia. Penso che metterò questa termica perché siamo a dicembre, fa molto freddo, ragazzi. E quindi niente, sono infreddolito, ho paura di far brutta figura, però cerchiamo di prepararci al meglio. Devo decidere tra queste scarpe da calcio a 11 che mi accompagnano nelle challenge di YouTube, ma penso che opterò per queste, che secondo me sono quelle esteticamente più belle e performanti. Per cui nulla, facciamo lo zaino. Samuel mi ha detto di portarmi solo le scarpe, il resto me lo darà lì. E allora direi che ci siamo già così, andiamo direttamente in macchina. Sto in ansia perché giocare nelle challenge di YouTube è un conto, andare a giocare in una squadra professionistica a 11 è un altro. Nella mia carriera io ho iniziato da portiere, ragazzi, sebbene sia 6 anni ho cominciato facendo il portiere, ho continuato a giocare, la squadra si chiamava GS Cagliari, però spostandomi poi in attacco. Ho giocato fino a 10 anni, poi ho mollato, poi ho ripreso a 13 e fino ai 14 anni ho giocato al Fossolo come difensore centrale. Dopodiché ho mollato il calcio e sono passato a fare atletica, quindi correvo i 400 metri. Quindi atleticamente non sono in ansia perché credo di avere una buona memoria muscolare, anche se non mi alleno da tanto. Dal punto di vista tecnico sicuramente ho tanto da migliorare perché non sono allenato come sicuramente saranno i ragazzi in campo. Sono pronto, sono carico in ansia e allora ci vediamo direttamente all'MSP. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Siamo, sono in ansia raga, ansia terribile, adesso che ci siamo avvicinati al campo ancora di più. Attenzione, ingresso campo, eccolo ingresso qua. Ingresso per la prima volta, mamma mia. Andiamo negli spogliatoi. Fa freddo ragazzi. Terra, lei, la vedo che da lei. Ah, oggi muori, oh. Attenzione. Mamma mia, ci vedo importante qua. MSP calcio. Ehi! Allora, posso? Bene, bene. Pronto ad avermi come compagno di squadra d'allenamento? No, calma, calma. Calma, calma che? Calma, perché sarai solo tu ad allenarti quest'oggi, perché purtroppo io male. Sono ancora infortunato, ragazzi. Ma volevo allenarmi con te. Lo so. Magari prossimamente, ragazzi. Quindi ti sostituirò. Allora, benvenuto nello spogliatoio, nell'ambiente MSP. Qui diamo una puntanata, sì. Puntanata e morta. Presto, abbiamo un nuovo giocatore. Buongiorno, presto. Allora, quello che ha fatto il provino l'altro giorno? Sì. Ah, sembrava un po' scarso, devo dire. No! Iniziamo bene, ragazzi. Ti accompagno negli spogliatoi dell'MSP. Allora, devo dire che siete arrivati in anticipo, come è giusto che sia, perché bisogna arrivare in anticipo. Professionalità. Quindi questo è il vostro spogliatoio. Ragazzi, sì. Piacere, Piero. Matteo, piacere. Ciao, piacere, Tommaso. Credo che avete bisogno di una punta. Sì, l'ho aspettato. Vediamo, ragazzi. Abbiamo il materiale dell'MSP. Quindi posso scegliere una maglia da qui, e pantaloni, sì, qualsiasi cosa. Certo. Adesso ti faccio cambiare. Va bene. Ti presento il mister. Wow, non vedo l'ora. La grande firma. Niente, ce l'ha il direttore sportivo il foglio per far firmare il giocatore nuovo. Devo firmare il nuovo contratto, ragazzi. 1 milione, 2 milioni, ancora dobbiamo trattare le cifre, però comunque ci siamo. Abbiamo un bomber. Piacere. Ok, presentati. Già presentato prima. Già presentato, ma ora basta. Sì, già presentato. Sì. Sei con noi, cosa pensi di fare? Fai un momento con quello che fate voi, sì. Guanto, solo guanto, non bene. Buongiorno. Nuovo giocatore MSP. Pronto, per MSP. Però oggi si corre, La corsa ce l'ho, ragazzi. Questa non mi è mai mancata, quindi su questo sono molto sereno. È sulla parte tecnica che ho un po' più paura.
dicono tutti su YouTube, su TikTok, mi dissate tutti, dite che sono scordinato. Avete rotto, adesso vi dimostrerò che non sono scordinato. Cheat. Il piano è ripetuto sugli 800 e 600 metri oggi. Certo, no. È una cosa bella che faccio a minaggi di solito d'estate. E allora si parte. Inizia ufficialmente l'allenamento di Pierino all'MSP. Eccoli. Lo facciamo intorno una volta, il primo 600 lo facciamo a navetta, il secondo 600 lo facciamo intorno, il quarto 600 lo facciamo a navetta, plank frontale 30 secondi, via. Linea uguale, ecco il braccio, andate a prendere la sella, andate bene, se sei sindacalista si corre ragazzi. Qui, quando è che inizia la parte seria? Si sta mettendo in posizione ragazzi, perché dovrà correre e oggi vi aspettano gli 800 600. Domani tocca a te, e domani tocca a te, guardate che fanno oggi gli 800 e 600, speriamo che domani non si facciano. Grande, grande, sta resistendo Pier. È secondo del gruppo Pier, nella corsa. E bravo Pier per aver completato il primo dei tanti giri che dovranno fare. Auguri Pier. In bocca al lupo. E bravo Pier che sta resistendo alla corsa, bravo, così che si fa. Non mollare, non mollare, non mollare, non mollare, non mollare, vai Pier, vai Pier, non mollare, non mollare, non mollare. Allora, come ti senti, come ti senti? Ok, è iniziata la parte stanca. Mi dicono che ho beccato l'allenamento sfigato, quello in cui si corre. Vabbè, non siamo neanche a metà. Neanche a metà, neanche a metà. Era il mio gruppo. Lo hai dimostrato, bro. Sai cosa mi dispiace? Non poter correre con te. Ecco cosa mi dispiace. Test atletico superato. Il problema è quello tecnico. Facile correre col terzo gruppo. Pericolo capitano, poi ne riparliamo. Promosso. Ok. No, devo prenderlo io. Me l'ha inculato così. No. Lo marcherò io allora. No, no, così. Così! Stabilità qui, eh. Io ho guardato tutti i video, ho analizzato, per cui non sarà un problema per me. Quindi si possono stare anche a 4 dietro, se vogliamo. Mi divertirà, ragazzi. Dici che riuscirai a segnare al capo. Ho guardato bene i video, me lo sono analizzato già, quindi conosco le sue mosse. Ah, ti conosce, capo. Conosci i miei piedi. Analizziamo, gol, 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 gol. Quanti gol? Almeno due. Almeno due. Esagero. Esageriamo. Non esagerate nel fondo. Forza! E allora benvenuti in questa partitella dove Pierino farà il suo esordio dopo un allenamento molto intenso di corsa. Inizia qui. Pierino farà il ruolo di punta e avrà contro il capitano Bertan, quindi non sarà facile per lui. Intanto prova già il pressing. È uno che corre Pierino. Palla in avanti. C'è Bertan che prova il tiro di Lenko.
Palla indietro per Comastri, sempre il pressing di Pierino, inefficace però. Stavolta palla in avanti sulla fascia destra. 1-0 per la squadra opposta a quella di Pierino, non parte bene. Eccolo sempre qua, Pierino in pressing, ancora molte energie, cerca di disturbare, ce la fa. Palla ancora in mezzo, 2-0. La squadra avversaria, c'è Pierino libero, Colaccio sulla fascia sinistra, non lo serve, tira, parata. Ancora altro tiro, deviazione, 2-1, si riapre la partita con la deviazione di Bertan, autogol. Colace passa in mezzo, c'è Pierino, si fa vedere Pierino e c'è il gol, attenzione! Gol! Però qui... Ragazzi, gol di Pierino, incredibile, rapina! Non si capisce se l'ha colpita quando era già dentro oppure no, commentate voi qui sotto. Ancora sulla fascia destra, bello lo scatto, Pierino ancora in mezzo! Non ci arriva di un soffio! Cazzo di quanto! Ancora sempre solito schema! Prova la sterzata. Mettila dentro, mettila dentro. Vedere. Colace non lo serve, perde il tempo. Ancora Colace. La passa indietro. C'è il cross. Non ci arriva. Sfortunato Pierino. Palla in avanti, sbagliata qua. Lancialo. C'è Traina, vede Pierino, sì. Serve. Ma sbaglia l'aggancio. Sembrava facile. Ancora palla in mezzo. Bertan copre bene. Va Pierino in pressing, c'è Colaccio, può servirlo, ma sbaglia il passaggio, poi c'è il tiro, miracolo di Comastri. Pierino non riesce ad essere servito dai compagni di squadra. Palla per Pierino, rischia di scivolare, poi fa l'1-2, la gestisce bene. Ancora in avanti, va Traina, può servire Pierino, invece no, Traina ci prova, un po' egoista. Palla indietro, Pierino aggancia, bel passaggio in mezzo, Traina la spizzica, poi c'è il tiro! Buon gol! E qui Pierino ci ha messo lo zampino! Palla ancora in avanti, Traina! Non serve ancora Pierino, che però è ancora in mezzo. Vediamo se verrà servito. C'è Colace che si fa vedere sulla fascia opposta. Prova lo stop e tiro, fuori. Colace, serve Pierino, può partire il contropiede, ancora Pierino! La passa in mezzo! Troppo piano! Ce l'hai! Colace ancora con Pierino, si intendono bene i due, la gestisce e la tiene. Palla indietro, prova il tiro da lì, parata ancora di Comastri. Bello il passaggio per Traina, Pierino è netto fuori gioco, però si continua, passa in mezzo, niente. Palla in avanti, ultima azione, ci fa questo gol, vince, c'è l'autogol clamoroso di Dalmonte. E finisce qua la partita, così, e finisce anche l'allenamento per Pierino. Ora torniamo alla Samuel per vedere le impressioni sull'allenamento. È andata! È stato uno sforzo fisico importante. Primo allenamento di calcio dopo 7 anni, sono divertito. Domani ragazzi avrò mali dappertutto. Ma va e bene. Quindi complimentoni fratello, perché la vera vittoria è che comunque sia dopo così tanto tempo sei riuscito a concludere un allenamento comunque sia di promozione. Già è stato l'allenamento più di livello che avevi fatto, quindi, bello. Complimentoni. Come è andata? Anche legato con i compagni un pochettino, chiaramente essendo il primo allenamento non li conoscevo calcisticamente, quindi non sapevo su chi appoggiarmi, loro non mi cercavano tanto sicuramente, quindi ero un po' messo l'impasto che devo cercare di crearmi io le occasioni. Questo certo. Fa capire quanto può essere difficile inserirsi per un nuovo compagno di squadra, anche a livelli professionali, Serie A, essere nuovo all'interno di una squadra che si conosce, piena di elementi che si conoscono, non è molto semplice, diciamo. Beh, che ci vuole un po' comunque sia per ingranare. Questo sì, è stato diciamo un primissimo test di prova per comunque sia fare un allenamento particolare, bello, significativo per te, che ti porterai dietro questo magnifico ricordo di aver fatto il provino per l'MSP in promozione. Assolutamente, poi voglio assolutamente sapere cosa ne pensa il coach Fanti. Infatti, io dal punto di vista atletico mi sono sorpreso. Infatti anch'io, hai fatto veramente bene, complimentoni. Penso di essere già a livello per poter giocare a questi livelli dal punto di vista atletico. Dal punto di vista tecnico ho tanto sicuramente da migliorare, ma nulla che un allenamento costante non possa aggiustare. Io adesso inviterei il coach Fanti per farci dare qualche delucidazione su come ha visto il ragazzo. Il primo, ricordiamo, perché Gabri si allenerà domani
al posto di Pierino. Domani sta a te, fratello. E ho già quindi... visto tutto organizzato mentalmente, cosa devo fare, spazi e tutto. Okay. Il punto a far meglio. Sicuramente non ci sarà la corsa, quindi è un punto a tuo favore. Beato lui, ragazzi. La... Se raggiungiamo 30.000 like, faremo l'allenamento congiunto. Quindi, quindi saremo in tre in campo e non allenamento singolo per singolo. Ecco, sarebbe bello, ragazzi. Adesso andiamo a sentire le impressioni di Fanti e poi chiudiamo questo magnifico video. Siamo qui con Mr. Fanti. Come hai visto questo Pirlas V? Tira su, non mi dispiace. Non ti dispiace. Ci muove, però per me è abituato a giocare a 5. Sì. Bravissimo. Sempre in fuorigioco. Abbiamo trovato il 9. Ci può migliorare, possiamo lavorarci, dai. Ok. Quindi ha provato questo primo. Sì, domani facciamo il secondo. Domani facciamo. Sei sempre te domani. No, domani in realtà c'è lui. Ah, c'è io. Domani c'è lui. Domani. Lui gioca? Difensore. No, esterno. Sì, corre, corre. È un pippo traina. Esatto, però 10 volte più forte. 10 volte più forte, dice, di pippo traina, Bene. Quindi, molto bene. Capo, come l'hai visto? Ah, scomodo da marcare, bello fisico. Imprevedibile nei movimenti. Questo è sicuro. Non so neanche io cosa vado a fare, quindi. Va bene. Confondo un po'. No, grazie alla vostra disponibilità, è stato molto interessante anche da parte mia. Bene. Adesso doccia. Signori, e se volete anche voi diventare giocatori ufficiali dell'MSP, lasciate like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video con il nostro caro Gnabry. Bella, ragazzi. Sicuramente non ci sarà la corsa, quindi beato lui, ragazzi. Eccolo. Apri, attacca, puntalo, prova! No.